Ben trovati ragazzi, video un po' particolare perché nel momento in cui va in onda questo video è mezzogiorno del sabato e invece mentre registro questo video sono le 2:19 di notte, quindi l'ho registrato praticamente 10 ore fa. Sto di una cavolata? No, sto a di bene. Vi ricordo subito che in descrizione ad ogni video trovate tutte le informazioni riguardanti canale Forza Lazio, così come vi ricordo il nostro sponsor storico ristorante La Palazzina, così come vi ricordo di diventare follower del nostro blog. Il tutto lo avrete visto in sovraimpressione. Allora ragazzi, Ricci avanza sempre più, ve l'ho detto già ieri sera nel video di ieri pomeriggio tardi. Oggi ci concentriamo su Luca Pellegrini. Luca Pellegrini, la situazione purtroppo si sta complicando e con il passare delle ore e dei giorni Luca Pellegrini è sempre più lontano dalla Lazio. Perché? Perché la Juventus, per farla breve, non ha più interesse ad andare incontro alla Lazio. Guarda caso, la trattativa si è irrigidita non appena Milinkovic si è sganciato dal cordone ombelicale della Juventus, ha spiazzato tutti e se n'è andato in Arabia. Fino a quel momento si stava lavorando abbastanza spediti per un prestito con diritto di riscatto. Aspettate perché mi sa che c'è un brutto incendio. C'è forse un brutto incendio. Eh sì, guarda qua. C'è un brutto incendio. Stanno intervenendo i vigili. Vabbè, chiamiamolo il bello dalla diretta, va, il brutto dalla diretta. Si stava lavorando finché c'era la possibilità di Milinkovic alla Juventus per un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di bonus molto facili, bonus raggiungibili in maniera molto semplice. Pellegrini era anche disposto a decurtarsi lo stipendio pur di vestire la maglia della squadra che tifa, la Lazio. Nel momento in cui Milinkovic se n'è andato via e è uscito dall'interesse della Juventus perché la Juve aveva perso praticamente il sergente, da quel momento è cambiata la trattativa e si è andata a irrigidire anche per un altro motivo. E il problema è che Lotito non c'ha tempo per stare dietro a Pellegrini, che tradotto vuol dire che ci sono altre priorità per la Lazio. E allora cosa è successo? Che ad accontentare le richieste della Juventus si sta facendo avanti in maniera sempre più importante il Nizza, che sembra davvero molto interessato a Luca Pellegrini. E ragazzi, ad oggi do Pellegrini alla Lazio a non più del 20%, 25%, quando una settimana fa parlavamo del 70-80%, quindi questo in qualche modo vi deve far rendere conto di come la situazione Pellegrini si sia evoluta, di certo non in maniera positiva. Ragazzi, chiaramente è vero che la priorità della Lazio adesso è d'altro, l'esterno d'attacco è il mediano e il sostituto di Milinkovic, però ragazzi onestamente Kerkez, che poi pure su Kerkez si è venuto a creare il solito malinteso dovuto alla pessima comunicazione che gira intorno alla Lazio. Perché? Perché tanti tifosi continuano ad affermare, a scrivere: ecco, ci siamo fatti soffiare
anche Kerkez, forse non era chiaro un particolare, che Kerkez non era da Lazio, ok? Kerkez, ed è questi gli articoli che si sono ripetuti a presa per il culo, scusate il termine, Kerkez, ragazzi, aveva l'accordo con la Lazio, ma questo non vuol dire che Kerkez veniva alla Lazio, che la Lazio doveva ancora costruire interamente la trattativa con la Z, capisci? Capite? Ecco, quindi stavamo a parlare di niente. E Kerkez, così come il terzino, non è una priorità adesso, ok? Io ripeto, in difesa è vero che Sarri ha chiesto un terzino di piede mancino, però secondo me qui si andrà a intervenire su un nome molto giovane sul quale lavorare. Questa è la mia idea riguardo il terzino sinistro. Quindi, per forza di cose, Pellegrini, dopo Kerkez, rischia di essere un giocatore che non viene più alla Lazio, che svanisce. Ok, poi secondo me ci sarà modo per prendere altri prospetti, però onestamente io poi lo dico sempre, adesso entro nella fase di riflessione mia personale, ragazzi miei, io non mi strappo i capelli se invia Luca Pellegrini, lo dico proprio tranquillamente, io non stravedo per lui, sono sincero, non stravedo per lui. È un giocatore che tutte le volte che è entrato mi ha dato l'idea di voler strafare, di mettersi in mostra, mai giocando semplice, cercando sempre la giocata. Mi ricordo la partita con la Cremonese all'Olimpico, ragazzi, è entrato in un minuto, ha fatto i peggio danni, ammonito e un brutto fallo da dietro che, fosse stato un altro arbitro, avrebbe buttato fuori Pellegrini. Sono sincero, non mi convince, quindi non mi strappo i capelli, ecco, ve lo dico sinceramente. Quindi la notizia è che Luca Pellegrini ad oggi è assolutamente lontano dalla Lazio, ragazzi, molto molto lontano dalla Lazio. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, come al solito vi do quei 2-3 minuti di tempo per commentare. Intanto vi mando un abbraccio, vi auguro un buon pranzo. È un po' strana come cosa, perché sto video è registrato alle 2, adesso sono le 2:27, è registrato alle 2:27 di notte, so che lo manderò alle 12 del sabato, di domani 22, quindi ne approfitto dal buio, faccio finta che sto dall'altra parte del mondo, per augurare a tutti voi un buon pranzo, ragazzi, buon pranzo a tutti voi. Vi mando, mi fa stranissimo, vi mando un abbraccio forte e come sempre, forza Lazio, a tutti, ciao!